Ciao a tutti ragazzi, io sono Isabella, sono qui come ogni giovedì per dipingere con voi. Buonasera di nuovo a tutti quanti, aspettiamo che arrivi un po' di gente, un po' di persone che seguono il profilo d'Altro Spazio d'Arte, un po' di persone che seguono il mio profilo, che vogliono collegarsi con noi stasera per dipingere insieme. Ciao a tutti, ben arrivati. Allora, cosa faremo questa sera? Allora, partiamo dall'inizio. Saluto e ringrazio Altro Spazio d'Arte che mi ha voluto qui e che ha spinto vivamente, fortemente per avere questi tutorial. Li ringrazio tantissimo, è un piacere lavorare con voi. Poi vi introduco quello che faremo oggi, quello che abbiamo fatto nella scorsa puntata. E allora, oggi ci occuperemo di dipingere gli occhi. Infatti, come vedete nel mio bozzetto ci sono tre occhi, in più abbiamo un'iride e una pupilla, un'iride e una pupilla. E dipingeremo insieme. Questo non l'ho inserito nel disegno base. Il disegno base, visto che stiamo iniziando ora, faccio in tempo a comunicarvelo. Lo trovate nella mia pagina Isabella Parisi sotto nelle storie in evidenza con scritto col sottotitolo di tutorial. Non trovate questa parte perché è una spiegazione che farò brevemente mentre dipingiamo. Cosa posso? Allora, vi stavo dicendo, mi ricollego con quello che stavo dicendo. Oggi dipingeremo gli occhi. 2 settimane fa abbiamo dipinto la bocca. Questo qua è stato il risultato finale, o meglio, questo sì, è stato il risultato finale. Oggi dipingeremo gli occhi. Approssimativamente dovremmo avere qualcosa del genere. Decideremo in itinere. Chi mi segue sa che io sono vario molto con la scelta dei colori, mi diverto a cambiare, mi annoia un po' fare sempre ripetere lo stesso disegno, però questo qui è quello che approssimativamente avremo. Ciao, ciao alle grafica. Ciao ragazzi, allora vi mostro adesso i materiali che utilizzeremo questa sera. Per chi ha seguito più o meno, cioè sa, utilizzeremo più o meno le stesse cose di 2 settimane fa. Però per chi è nuovo vi elenco i materiali. Allora, troverete il bozzetto, come vi ho detto, nel mio profilo Isabella Parisi sotto il nome tutorial per chi vuole o ha già fatto il bozzetto. Insomma, ci serve il bozzetto riportato. Io utilizzo con questa matita, io utilizzo la Mars Lumograph di Staedtler e mi trovo benissimo. Ho spiegato pure l'altra volta, perdonatemi per chi c'era, perché mi ripeto, però per chi non c'era è bene ripetere. La utilizzo perché non va a mischiarsi con l'acqua e con l'acquerello mentre dipingiamo, resta abbastanza definita. Questa particolarità mi piace molto. Quindi utilizzeremo la matita, la carta dove abbiamo riportato il nostro bozzetto. Qui abbiamo il bozzetto fatto su una carta schizzi, riporteremo la carta e il disegno sulla carta. Io ho utilizzato l'Arche, il formato è molto piccolo, io ho utilizzato grana satinata perché la preferisco alla grana fine, non mi piace la carta molto granulata, però dipende da quello che devo fare, devo essere sincera. L'Arche è una sicurezza sempre, questa è 100% cotone, la dimensione è piccola perché comunque stiamo facendo degli elementi, dei piccoli disegni, quindi va benissimo, e anche perché, come ho già detto, mi ripeto sempre, provare la carta su una piccola dimensione, ci fa avere contezza del fatto che ci piaccia o no, e spendiamo meno rispetto a un foglio più grande. Questa è 14,8 x 21 cm.
Io devo dire la verità, mi trovo molto bene con questo blocchetto. Carta satinata 100% cotone Arche. Poi abbiamo, oggi abbiamo le new entry che sono un Uniposca bianco per fare alcuni dettagli. Per chi non ce l'avesse può utilizzare, la punta è normale, ce l'avevo a casa, devo dire la verità, non l'ho comprato appositamente, però spesso utilizzo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Spesso utilizzo. Questa sera prometto di leggervi meglio e voglio che interagiate con me. Utilizzo il Winsor & Newton inchiostro per calligrafia, è molto molto valido. Mi trovo molto bene, lo applico con un pennellino piccolo. Però stasera vi farò vedere, cioè faremo l'applicazione con l'Uniposca. Volendo potremmo utilizzare anche questo. Ora vediamo un attimino come siamo con i tempi. Allora, abbiamo detto queste sono le new entry, Uniposca e inchiostro calligrafico o inchiostro calligrafico. Poi abbiamo da calligrafia, abbiamo i pennelli, utilizzeremo un numero 4 e un numero 4. Questa mia versione è Winsor & Newton, questa rotondo professional, Winsor & Newton Professional. Questo qua, se non erro, è con la punta in martora. Ci tengo a precisare che è un regalo, io non l'avrei mai comprato perché preferisco le punte sintetiche, non per una questione di qualità, ma per una questione prettamente animalista. Me l'hanno regalato e lo uso, devo dire la verità, ed è molto buono. Però molto buono è anche il Princeton, credo che si dica così, Aqualite, scritto Princeton, numero 4, abbiamo utilizzato l'altra volta. La punta è sintetica ma validissima, fantastico. Quindi questi altri due pennelli, una pezzetta, io ho appoggiato sui pennelli una pezzetta della carta, la gomma pane per tamponare l'eccesso di grafite, la nostra palettina. Io sto utilizzando la Winsor & Newton, la Winsor & Newton New Classic. Sono i nuovi colori usciti, mi sono piaciuti a prima vista e come ho detto l'altra volta, la sto testando anche con voi. Ora vi faccio vedere gli swatches così ci rendiamo conto del colore. E sono nuova gomma gutta, il viola di perilene, il verde di perilene, marrone di perilene, viola caput mortuum. Il Blue Demon. Questi sono i sei colori. Ovviamente voi potete usare i colori che più vi piacciono, magari un giallo e un blu e un verde sicuramente, poi gli altri potete variare, non devono essere per forza questi. Poi ci serve, come avete sentito dal rumore, la nostra bocciona d'acqua super gigante, così andiamo comodi per tutta la sera. Un piattino dove mescolare i colori e mi pare ci sia. Abbiamo terminato con i materiali. Ora, prima di iniziare a fare i tre occhi, iniziamo sempre dal primo e ovviamente non solo iniziamo dal primo, partiamo sempre da quello più in alto perché l'acquerello ha bisogno di asciugarsi, anche se con questo caldo penso che il colore si asciughi immediatamente. E ha bisogno di asciugarsi e quindi se iniziassimo dall'ultimo probabilmente porteremo il colore ovunque e quindi catastrofe il nostro disegno, cioè, anche se io sono sempre l'avviso che tutto si può rimediare, ma probabilmente fare così impiastriccia tutto. Quindi è preferibile iniziare dal disegno in alto. In realtà io inizierò a destra. Perché non c'era spazio, aspetterò che si asciughi per iniziare sulla sinistra perché potrei sporcare e portare il colore ovunque in giro. Allora, voglio iniziare facendo spiegandovi come poter colorare l'iride e cioè la pupilla resterà nera, però come poter colorare l'iride con il bagnato su bagnato e il bagnato su asciutto. Che cosa sono queste due tecniche? Il bagnato sul bagnato, come dice la parola, appunto, è bagniamo la base del foglio per bene e poi col pennello bagnato
coloriamo. Invece il bagnato su asciutto, noi non bagneremo il foglio, direttamente col pennello bagnato andremo a colorare la carta asciutta. Come ci muoviamo? Allora, iniziamo. No, iniziamo, sì. No, sì. Un po' di confusione ho avuto. Allora, che colore lo vogliamo fare quest'occhio? Ditemi voi, lo facciamo azzurro e azzurro verde? Il primo, azzurro, quindi vado a mischiare un po' di Blue Dumont e un po' di verde di Perilene per ottenere un bel azzurro, un verde azzurro. Non so se lo... Ah, ecco, sì, lo vedete così il colore, magari lasciando un pochino di più la palettina, così vedete anche in alto, vi è tutto chiaro. Verde, ok, allora metterò più verde. Metto in questo verde un pizzichino di giallo, così lo facciamo più acceso perché è un verde bottiglia, molto poco naturale, ma voglio dire, mettiamo delle lenti a contatto, diciamo. Ok, le facciamo verde il primo occhio. Allora, come procediamo? Sciacquo il pennello, utilizzo lo stesso. Non, come sapete, oggi stasera utilizzeremo solo due pennelli. Quindi anche chi non ha tutta questa quantità di pennelli da acquistare, perché poi comprare un bel pennello ha un costo, può lavorare benissimo con due. Ovviamente non si può fare tutto, però si può fare molto. Prima tecnica. Bagnato su bagnato. Mi avete scritto qualcosa? Io nel frattempo vi leggo. Mi avete scritto verde. Perfetto. Saluto tutti quelli che si sono collegati e vi ringrazio per essere qui. Beh, leggo qualche nome nuovo e qualche nome vecchio. Sono felice. Ringraziamo sia chi ci segue dalla scorsa puntata, sia i nuovi arrivati. Volevo ricordarvi, mentre bagno il foglio, cercando di fare attenzione e di non combinare un pasticcio, che sul sito di, anzi, sulla pagina Instagram di Altro Spazio d'Arte trovate il link per la loro collettiva Prima, che è una mostra virtuale dove la maggior parte dei soci di Altro Spazio d'Arte hanno deciso di partecipare a questa collettiva prima, questa mostra virtuale, appunto organizzata da Altro Spazio d'Arte. Quindi per chi fosse interessato può visitarla, è gratuita, suppongo. Non, correggetemi se sto sbagliando. Ok, ho bagnato per bene l'iride. Vado a colorare. Guardate cosa succede. Ho detto bene, perfetto. Il colore si muove. Mettiamo un po' di giallo al centro, così lasciamo un po' di effetto. Ok. Ragazzi, questa sera sarò più lenta e magari parlerò pure un po' di meno, non lo so, ditemi voi, perché non vorrei rimbambirvi di parole, magari c'è bisogno più di fatti. Forse un po' di concentrazione. Ho aggiunto il verde senza mescolarlo. Questo è il verde di Perilene per creare un po' di zona d'ombra, cioè di zona scura, non di zona d'ombra. Puliamolo perché forse ne abbiamo messo tanto. Ok, pulendo il pennello raccogliamo il colore. Guardate, io pulisco il pennello e raccolgo il colore. Ok, e poi lo lascio asciugare, vediamo un po' che effetto crea. Però, come potete vedere, il colore sta vagando. Ci dà, magari lo guidiamo un pochino, però ci dà delle belle sfumature da solo. Perché l'acqua, la caratteristica dell'acquarello è il fatto di essere. Ok, Giacomo dice, trovate tutto sul nostro sito, è gratuita, perfetto, allora avevo detto correttamente. Perfetto, aggiungiamo un po' di colore. Guardate che bell'effetto, lo riuscite a vedere bene? Ditemi se riuscite a vedere correttamente l'effetto, forse è piccolo, però il colore si sta mischiando. E sta creando un effetto,
Guardate, sta creando un effetto molto libero, cioè nel senso il colore va dove meglio crede. E questo qui è il bagnato, ora lo vedremo poi asciutto che rende di più. E questo qui è il bagnato su bagnato. Ora proviamo a fare un bagnato su asciutto. Prendiamo il giallo perché al centro abbiamo messo il giallo, facciamo lo stesso colore, utilizzeremo gli stessi colori. Ovviamente non bagno il mio foglio. Vado solamente ad aggiungere il colore giallo, vediamo un pochino. Ovviamente il pennello è molto bagnato. Ad aggiungere il colore giallo e poi aggiungo il mio verde direttamente. Vediamo quale preferiamo poi come modalità di esecuzione. Ok. Ok, stiamo andando a colorare. Quello si è quasi asciugato. Guardate che caldo che fa oggi, mortale, e i colori si asciugano in 3 secondi. Ok, mettiamo un po' di colore scuro come abbiamo fatto su. È un po' lontano, ma per inquadrare meglio non vorrei spostare il telefono e combinare guai. L'unica cosa che posso fare è staccare il foglio. Ora lo stacco alla fine dell'esecuzione e vi faccio vedere. Finisco di fare il bagnato su asciutto e vi faccio vedere. Ok, se lo lasciamo asciugare poi possiamo lavorarci ancora. Così vi faccio vedere la differenza. Che poi in questo caso è minima perché l'aria è piccola. Ok, possiamo fare adesso con un colore un po' più scuro, qui l'iride, l'iride la coloriamo, la pupilla la coloriamo tutta nera, noi in questo caso non abbiamo un nero, ho utilizzato un blu, il blu Dumont più il verde. Ok, facciamo due linee qui giusto per identificare lo spazio dell'occhio, va bene, quello non ci interessa. Questo ancora non lo, anzi lo coloriamo così. Ora siamo un po' più attenti e lo facciamo scuro la pupilla. Ok, ora stacco il foglio e vi faccio vedere più o meno il risultato. Vediamo se ci riesco. Non vorrei combinare. Ok, non so se riuscite a guardare, a vedere. Il primo, il colore è molto libero, vaga. Qui è un po' più guidato, dovrei fare ancora dei piccoli dettagli e ancora si deve asciugare, però guardate questo. Il colore è molto, anzi, siccome non era asciutto, questa è una sbavatura, perché ovviamente essendo ancora bagnato, il colore si è mosso, si è spostato. Procediamo con. Ok, è tutto chiaro? Grazie ragazzi, grazie Giacomo. Ok, ora procediamo con il primo occhio. Questo qua è quello che ho realizzato io. Cercheremo di fare qualcosa molto simile. In questo caso il bianco, parte l'ho mantenuto ed è il bianco del foglio. Altro, per esempio questo, queste parti qui le ho fatte con l'uniposca per creare un po' di zone di luce. Mischiamo dei colori. Mischiamo un po' di azzurro e un po' di caput mortuum, molto delicato, molto lo vedete il colore? Sì, molto delicato, molto leggero. Per creare questo sorta di grigio spento, un po' violaceo. Abbiamo messo un po' troppo blu. Ora lo. Ok. Mettiamo un po' più di acqua. Iniziamo a sporcare il foglio.
come vi dico sempre io, sporchiamo questo foglio, mischiamolo pure con un po' di giallo. Ok, partiamo dalla parte inferiore. Bagniamo bene il pennello, il colore deve essere molto diluito, e sporchiamo il foglio. Possiamo andare tranquillamente sulle ciglia perché tanto le ciglia verranno scure, di conseguenza non ci importa che siano coperte dal colore perché non tanto avranno un colore molto scuro, per cui sarà un colore importante che coprirà poi. Ok, in questa zona creeremo un po' di parte più scura. Zona d'ombra uguale faremo nella parte superiore. Con l'occhio vi dovete muovere un pochino, come se ci fosse in questa zona un po' di trucco. È un occhio femminile, è come se ci fosse un po' di trucco, quindi abbiamo una zona più scura, un po' sfumata. Poi in questa zona qui abbiamo un po' di luce, utilizzeremo il viola e il blu mischiato col giallo, questa zona un po' più in luce, la lasciamo in luce, molto diluito il colore. Ragazzi, se avete qualche domanda, procedete. Questa sera io, come vi ho detto, proverò ad essere meno logorroica. Non so se mi preferite più logorroica, io sono prontissima. Ok, allora, questa è la parte interna dell'occhio. Nelle parti interne dell'occhio troviamo un po' d'ombra. Ovviamente qua c'è la palpebra che crea adesso, ora andremo a ridisegnarla, cioè a colorarla, che crea questa parte in ombra. Mette questa parte in ombra qui. È l'interno, quindi sarà più scuro rispetto alla zona superiore della palpebra dove la luce, diciamo, dove si trova la luce, dove va la luce. Non so se mi sono spiegata bene. Ok, mischiamo un altro po' di colore e qua intensifichiamo perché si sta asciugando e come vedete, asciugandosi il colore perde un po' di schiarisce. Ok, lo oscuriamo un pochino, perfetto, qua lasciamo sempre chiaro, qua ovviamente intensifichiamo nella zona d'ombra, qui facciamo una V. Ok, qui abbiamo una V e poi possiamo proseguire nella piega dell'occhio, andiamo a definire. In questo momento sto utilizzando sempre lo stesso pennello. Andremo a definire. Adesso cambio il pennello, prendo un po' di giallo e andiamo a colorare questa zona, che ovviamente andrà, diciamo, a toccare il sopracciglio e sarà più chiara. Ok, perfetto. Ok, vi stavo dicendo, avete qualche domanda? Vereste vedere, avete qualche domanda, qualche chiarimento riguardo appunto l'occhio, come va dipinto, le varie zone, le varie parti? Andiamo a sfumare ancora. Creiamo sempre questa zona. Devo andare un po' più veloce io, ragazzi. Stasera sono più lentina. Ok, cerco di muovermi. Non verrà perfetto, però almeno vi faccio vedere come farli. Ovviamente poi dobbiamo aspettare alla fine di fare le ciglia perché il foglio deve essere completamente asciutto per fare delle ciglia ben definite. Sto andando a dipingere in maniera
più scura, un colore più scuro, col colore più scuro che stiamo utilizzando, appunto il viola col blu, e sì, il viola caput mortuum con blu, per creare una sorta di sfumatura qui. Perfetto, ci torniamo dopo, magari quando è un po' più asciutto. Ok, l'interno dell'occhio. L'interno dell'occhio lo facciamo un po' utilizziamo il marrone di perilene. Il marrone di perilene qua va a creare, è più intenso nella parte appunto quasi vicino al buchino del dotto lacrimale. Qui, ok, si va a intensificare per poi intensificarsi qui. Non importa, come dico sempre, non importa se non state nei contorni, l'acquerello non è stare nei contorni, è uscire fuori, vagare, andare, dipingere, divertirsi. Anche se stiamo facendo un disegno che ha bisogno di più definizione, però dipende sempre da quello che voi cercate. Non, per esempio, c'è chi preferisce fare dipingere in maniera realistica, perfetta, c'è chi invece preferisce illustrare, quindi dare la propria visione dell'acquerello, c'è chi vuole rendere un effetto che sia una via di mezzo tra il realistico e un'illustrazione di fantasia. L'importante è divertirsi, cercare di creare qualcosa di bello per noi nel senso che ci piaccia, che ci dia soddisfazione, quando lo guardiamo diciamo che bel lavoro che ho fatto, oppure come fanno la maggior parte degli artisti, me compresa, 2 giorni dopo la buttiamo, però l'importante è divertirci con l'acquerello. Allora, Giacomo dice: comunque quanto è bello vedere chi sa colorare, io sono un disastro. Allora, io penso, dalla mia umile esperienza e umile, sì, possiamo dire esperienza, che nessuno, cioè non è vero che le persone non sanno colorare, ci vuole solo un po' di esercizio e pazienza e ovviamente piacere nel farlo. Proprio colorare, ma anche disegnare, è una di quelle cose che si impara nel tempo. Ve lo dicevo l'altra volta, anzi, poi sapete che non l'ho postato. Io 8 anni fa, cioè, ho visto un disegno fatto, un acquerello fatto 8 anni fa, era inguardabile con gli occhi di adesso. 8 anni fa mi sembrava fantastico, bellissimo, meraviglioso, non ve lo so dire. Per me ero diventata brava, finalmente ero diventata brava. A guardarlo oggi era una roba orrenda. E ho iniziato a ridere da sola, cioè penso che capiti anche a voi, capita anche a voi di guardare qualcosa che avete fatto tempo fa, anni fa e vederci degli orrori. Ecco, però l'importante è continuare. Allora, prima che mi perdo, coloriamo questa parte dell'occhio, c'è un po' d'ombra, creiamo un po' d'ombra qua. Riuscite a vedere bene? Se non mi muovo, non riusciamo a vedere niente stasera. Quest'occhio lo facciamo di che colore? Verde o azzurro? Lo facciamo azzurro? Che dite? Azzurro e viola. A me piace da morire, azzurro e viola. Però forse resta più azzurro, facciamolo, che viola, perché altrimenti resta. O lo facciamo verde. Forse verde ci sta meglio, visto che abbiamo già utilizzato l'azzurro e il viola, peraltro. Anche qualcosa che ho fatto ieri non ti piace? Sì, ma penso che la maggior parte delle persone poi abbia veramente difficoltà a farsi piacere cose, i lavori che fanno, o comunque a guardarlo a distanza di tempo e dire: ma guarda che bel lavoro che ho fatto, perché poi con le conoscenze che aumentano, ovviamente noi siamo sempre pronti a giudicarci. Noi siamo i primi giudici di noi stessi, quindi non va bene perché comunque dobbiamo capire che è vero, sì, analizzare, però dobbiamo capire che noi invece di guardare il negativo dobbiamo guardare i progressi fatti nel tempo. Vuol dire che siamo cresciuti, migliorati, che abbiamo più coscienza di quello che stiamo facendo. Ora, dopo la seduta di psicanalisi, continuiamo.
L'occhio l'abbiamo fatto verde come quello di prima, il prossimo lo facciamo, vediamo, blu. Ok. E mettiamo un po' più di verde. Ora vi faccio vedere nella zona superiore perché dobbiamo creare un po' d'ombra. In realtà tutta questa parte ha ombra. Tutta questa parte ha un po' più d'ombra rispetto alla parte inferiore. Ovviamente abbiamo la palpebra, un po' intorno all'occhio abbiamo sempre più scuro, intorno all'iride c'è sempre un po' più. Ok, vediamo un attimino. Sì, asciugando salta fuori l'occhio, anche perché credo che voi abbiate un po' di riflesso della luce. E, sì, ovviamente devo lavorare con attenzione perché il colore si asciuga subito, però si asciuga male, restano le macchie, perché con il caldo non è, infatti sto bagnando tanto. Poi l'occhio è uno di quegli elementi che va molto lavorato, non è la bocca che è un po' più libera. L'occhio va più lavorato, ovviamente questa parte, la rima inferiore va lasciata chiara, la parte superiore va scurita, poi dobbiamo fare la pupilla, dobbiamo aspettare un attimino che si asciughi. Il colore sta asciugando anche qui, anche nella parte superiore, andiamo un attimino a intensificare la parte della palpebra e poi la sfumiamo un po'. Qua c'è la piega, quindi si crea l'ombra, però va a sfumare. E qui, come vi ho detto precedentemente, si crea la V. Devo andare avanti con quest'occhio, altrimenti non la finisco più. Ci torno dopo per fare le zone nere e le zone in ombra e sopracciglio. Continuiamo con l'altro. L'altro utilizzeremo un colore un po' più di blu e un po' di giallo, che poi, anzi, utilizzeremo un po' di blu e un po' di rosso. Quindi utilizzeremo blu e marrone di perilene per la precisione. Quindi andiamo a sporcare tutta la zona interessata. Questa zona è in ombra. Tutta questa parte qui crea ombra perché l'occhio è come se fosse messo un po' a tre, di tre quarti. Quindi questo in ombra. Ombra. Qui abbiamo la palpebra, la piega, la rima della palpebra. Andiamo a sfumare. Sfumiamo. Creiamo sempre il nostro effetto acquerello libero. Ok, qui abbiamo sporcato con le macchiette, ma a noi non ci importa. E continuiamo. Ho aggiunto un po' di giallo. Qui aggiungerò un po' di giallo, anche perché l'occhio lo farò blu. Blu con dei tocchi gialli, quindi vorrei mettere un po' di giallo che richiama poi la parte di giallo che inserirò nell'occhio. Cercherò di andare più veloce, quindi ciao precisione. Questo lo riuscite a vedere bene, quello superiore? Ok. Allora, qualcuno dice, già come dice sempre, con sto caldo mi sto asciugando anch'io, fa, sì, fa, non so da voi, ma qui effettivamente c'è la morte, fa molto molto caldo, molto, veramente tantissimo, impressionante, questi giorni stiamo vivendo dei picchi, ma più che altro molta umidità, quindi la questione è peggiore. Poi finché si va in vacanza, bene, si è in vacanza benissimo. Ma quando si è a casa è una sofferenza. Però arriveranno le vacanze, arriveranno. Lo riuscite a vedere? Bene, ok. Ora, procediamo velocemente con quest'occhio. Vado a colorare la parte interna. Da sfumare, perché altrimenti non riusciamo a finire l'altro.
magari non lo finiamo, fa niente. Vorrei farvelo vedere. C'è bisogno di un po' più di definizione, poi anche qui. Ok, abbiamo detto che lo facciamo blu e con dentro delle puntinine di giallo. Ok, utilizziamo il bagnato su bagnato, che non so se ci conviene, però utilizziamolo. Anche perché non so se è asciutto il disegno. Pazienza. Andiamo a combinare qualche guaio. Ma i guai non ci spaventano. Ok, allora il blu lo metto intorno. Blu intorno. Una puntina di giallo al centro, vicino alla pupilla. Lo lasciamo libero il giallo. Vai, vaga. Libero. Poi andiamo a ritoccare. Vediamo se questo si è asciugato. Pare di sì. Possiamo procedere facendo la pupilla con un po' di blu e un po' di verde. Quindi ricreiamo il colore scuro blu e verde. Non verrà mai un nero, però viene un colore molto scuro, quindi va bene. Ok, facciamo la pupilla. Andiamo a creare poi qualche zona, intensificare qualche zona d'ombra. Qui all'interno, una linea qui. Ok, in un secondo momento facciamo poi la parte delle ciglia. Ok. E poi facciamo pure le sopracciglia, le lasciamo un po' più leggere. Allora, per disegnare le sopracciglia dovremmo fare pelo per pelo. Noi cerchiamo di fare pelo per pelo, ovviamente non le faremo super folte. E vanno fatte prima in un verso. Guardate, io sto salendo, ovviamente seguo la linea dell'occhio, faccio le sopracciglia in questo verso, continuo io avendo il foglio fermo, difficoltà poi a muovere la mano, però ok, continuo e poi le vado un attimino qua, vanno intensificate e poi da questa parte in poi vanno fatte nell'altra di direzione per creare un pochino di movimento e creiamo le nostre sopracciglia, intensifichiamole nella parte iniziale. Facciamo più intense qui. I colori si asciugano in 2 secondi. Le facciamo più intense qui, ok. E qui nella parte, diciamo, vicino all'occhio. Questo approssimativamente è finito. Dobbiamo solamente dedicarci alle sopracciglia, alle ciglia, voglio dire. Ci dedicheremo alle ciglia. Vediamo se no, ancora non è asciutto, quindi aspettiamo. Continuiamo con questo che nel frattempo, visto che mi sono spostata dall'altro, ha creato delle fantastiche macchie che non recupereremo. Lo lasciamo così, non ci importano le macchie. Ci piacciono. Ci piacciono le macchie. Continuiamo ad intensificare la parte interna dell'occhio. Ok, intensifichiamo questa zona piccola qui sotto e poi cerchiamo di creare la palpebra. Tutta questa parte sono ciglia. Per cui non coloreremo solamente un pochino, scuriremo solamente un pochino questa zona, ma neanche tanto perché,
La parte della ririma inferiore è illuminata. Però guardate che sottolineando qui già l'occhio esce un po' più fuori, si vede un po' più il disegno. Ok. Voi qua vedete, cioè sto guardando nella telecamera, non vedete bene il colore perché c'è la luce che lo riflette, che la luce che fa appunto, c'è il riflesso della luce, non che lo riflette. Ok, andiamo di nuovo sull'occhio, sull'iride. Ragazzi, come... Oh, grazie. Ragazzi, grazie Ale. Se avete qualche domanda, fatela tranquillamente. Se siete interessati a qualcosa, a sapere qualcosa sul come dipingere gli occhi o comunque, visto che siamo a un buon punto, vi anticipo quello che dipingeremo la settimana prossima. Dipingeremo, faremo sia il naso perché la bocca l'abbiamo già fatta, naso e orecchie insieme. E poi vediamo un attimino se riusciamo a fare un'altra diretta dove parlerò con i ragazzi mentre mi documento con i ragazzi e cerchiamo di capire se faremo un'altra diretta dove proveremo a dipingere il volto. Ovviamente velocemente, come vi avevo già anticipato. Ok, possiamo continuare a intensificare queste zone. Invece adesso facciamo una cosa, facciamo le ciglia, così almeno riusciamo a finire per bene uno, poi lasciamo questo e andiamo avanti con l'altro, vediamo se nel frattempo quello si asciuga. Ok, perfetto. Allora, come vedete bene, la matita che io ho utilizzato fa sì che forse no, nel video si vedono anche, ancora sono ben definite le ciglia, quindi io vado solamente a colorare quelle che avevo già disegnato. Sto solamente colorando. Anche quelle di sotto. Ok. Forse le devo intensificare un pochino. Ok, le riprendo perché sono le vado a intensificare un po'. Potete anche, se non volete farle con l'acquerello, potete utilizzare un pennarello nero, magari indelebile, poi magari la prossima volta ne parliamo un pochino, vi propongo varie alternative, potete utilizzare anche l'inchiostro nero, insomma ci sono varie opzioni. Io in questo momento preferisco farle con l'acquerello, anche perché mi trovo veloce col pennello. E poi vi faccio vedere, sempre con questo, come vado a utilizzare il mio Uniposca, perché credo che si sia asciugato tutto, quindi vi faccio vedere come utilizzo l'Uniposca. Allora, vado a sporcare le parti di bianco che voglio illuminare, quindi vicino alla rima inferiore, l'interno dell'occhio, un puntino qui su, qualche puntino, questo rimasto bianco va benissimo, qualche puntino qua. Non so se rende l'idea, ma con pochi tocchi sono riuscita ad ottenere quella luce giusta che mi serve per evidenziare l'occhio. Procedo con l'altro, credo che si sia asciugato, quindi posso andare a intensificare.
Utilizzo un colore scuro per identificare. Intensificare. Identificare, ho detto. Benissimo. Identifichiamo dagli occhi. Ok. Sto andando a intensificare il colore e le zone che mi interessano. Vuoi vedere un volto? Eh sì, lo dovremmo disegnare insieme. Ci metteremo 15 ore, ve lo dico. Preparatevi alla diretta più lunga della vostra vita. Ma ci metteremo tantissimo. Ok. Riuscite a vedere come con i tocchi scuri esce bene fuori l'occhio? Ora facciamo la pupilla, la facciamo scura ben bene. Qui abbiamo la zona di luce che è diversa dall'altra, non è nella stessa posizione. Facciamo un tocchino qua, un tocchino qua, qua. Perfetto. Ok. Fantastico, grazie Vale. Grazie Vale. Spero vi stia piacendo. Forse questa sera sono più concentrata perché comunque gli occhi è una delle parti che io tendenzialmente nei miei disegni disegno meno. Non perché non mi piacciono o perché comunque non mi esercito, cioè mi esercito spesso a disegnarli, solamente che trovo che gli occhi siano molto particolari, nel senso, come elementi del volto. Dagli occhi tu percepisci tutte le espressioni, non, come si dice, gli occhi parlano, ecco. Quindi, essendo un po' maniaca della perfezione, tendo a non disegnarli perché ho l'impressione che non esprimano bene quello che i miei soggetti vogliono dire. Non so se ho reso l'idea. Ho paura di non farli parlare bene disegnando gli occhi, quindi gli occhi sono di quelle cose che tendo a disegnare meno, anche se mi piace da morire disegnarli, devo dire la verità. Sì, vedo da morire colorarli, ma non li faccio quasi mai nei miei disegni perché ho po'. Magari singolarmente lo faccio, poi come vol nel volto o nell'illustrazione non li inserisco quasi mai. Non vi leggo più perché ho perso la. Vi leggo da qui, ok. Ho perso la connessione. Perfetto. Perdonatemi un attimo, ho perso la connessione sull'iPad, quindi non riesco a leggervi bene. Allora, procediamo con l'altro, aspettiamo che asciughi, pure che sforiamo 2 minuti, non fa niente. Noi procediamo. Mi sembra che non sia venuto male neanche questo, guardandolo dallo schermo. Ok, questo qua lo facciamo sul viola. Viola, un po' di marrone di perilene, viola e marrone di perilene, poi qua alla fine mischiamo un po' di tutto, quindi. E poi mettiamo un po' di giallo. Allora, coloriamo velocemente questa parte. Molto velocemente. Questa parte in ombra. Quindi la facciamo un po' più scura. Poi qua abbiamo un tocchettino di luce, piccolo piccolo. E poi abbiamo questa zona è illuminata. Poi quando si andrà a asciugare il colore vedrete bene che comunque è molto delicato questo colore, per cui non. E mettiamo invece una zona un po' di ombra qua, in questo punto qua. Poi qua abbiamo la palpebra e la facciamo comunque un po' in ombra nella parte, diciamo, dall'attaccatura vicino all'iride, alla pupilla, e questa qua la lasciamo un attimino in luce. Poi intensificheremo questa zona qui. Vediamo se riesco a riprendere il video. No, va bene, pazienza. Vi leggo da qui. Allora, poi qua facciamo le borse. Questa ragazza ha un po' di borse, un po' stanca, forse come tutti noi in questo periodo, perché stiamo aspettando le vacanze. Sono uscita fuori, quindi come
correggo così, ve lo dico onestamente, velocemente, un ditino ed è fatto. Questa ragazza ha un po' di borse, anche perché sto andando veloce, quindi non ho molto tempo per correggere, però ci piace così, ci piace veloce, veloce. Ok, e qui andiamo a creare la zona un po' più luminosa, un po' più di luce, un po' di luce qui. Perfetto, scuriamo un po' qua, lo definiamo meglio. Ok, vediamo se mi avete scritto qualcosa. Ok, credo che anche Modigliani avesse lo stesso pensiero su dipingere gli occhi. Ha fatto una volta sola e poi è morto, e la sua compagna pure, quindi continua a non dipingere. Eh no, e gli occhi degli animali li dipingi? Sì, gli occhi degli animali li dipingo. Perdonate, qua si è asciugato un po' mentre leggevo. Gli occhi degli animali li dipingo. Ho fatto diversi, diciamo, diversi ritratti di animali. Sì, li dipingo un po' di più, ma in realtà li dipingo pure quando faccio i lavori su commissione, dei ritratti ovviamente di un ritratto di una persona, non solo di un animale, li dipingo. Però se devo fare una mia opera di personale ispirazione, mettiamola così, non che sia una commissione, tendo a non farli. Poi, dopo quello che ha scritto Carlo, non vorrei che... Cioè, evito di dirlo perché se faccio poi ritratti, magari le persone gli viene l'ansia quando glieli consegno. Quindi evitiamo. Allora, sto intensificando la zona. Questa pieghetta qui. Ale ha scritto se cosa. Ale. Se era tipo sì. Intensifichiamo qua. Che ore sono? Manca poco, ragazzi. Ora riprendo 2 secondi l'occhio questo e facciamo le ciglia. Aspetto un attimo di stendere bene questo colore, altrimenti ci vengono le fioriture. Ok, noi non le vogliamo, ma tanto stasera le vogliamo perché dobbiamo andare veloce, quindi non ci facciamo tutti questi problemi. Ok, un attimino. Perfetto, un attimino. Che provo a collegarmi nuovamente, ma niente, non mi fa più collegare con voi. Allora, passiamo a quest'occhio. Quest'occhio, diamo qualche punta di definizione e inseriamo le ciglia. Quindi facciamo, utilizziamo i colori più scuri che abbiamo, li mischiamo tra di loro cercando di ottenere un grigio, in questo caso tendente al violetto verde. Violetto verde? Non lo so, è molto scuro. È un grigio in questo caso, adesso tendente al verde, prima al viola. Ok, come ben vedete, sono ancora definite le ciglia, coloriamole. È partito un sé così. Ok, da questo lato mi vengono più facili perché ovviamente non ho bisogno di girare il foglio, invece in questa parte, in quest'occhio avrei avuto bisogno di girarlo, avrei proprio avuto bisogno di farlo, però pazienza. Anche questo è esercizio, no? Provare a uscire dalla nostra zona comfort anche nel modo, nella posizione in cui disegniamo, coloriamo. Ok, questa parte la scuriamo un attimino. Ok.
Dobbiamo fare quelle inferiori. Ok. E stiamo, procediamo così. Queste ciglia andrebbero fatte un pochino più intense, però ci accontentiamo. Ci accontentiamo di queste ciglia, senza ciglia finte. Ok, perfetto. E ora anche in questa zona andremo a utilizzare i punti di bianco con l'uniposca. Allora, qui abbiamo una puntina di bianco che in realtà era mantenuta, ma noi la intensifichiamo. Questa parte la coloriamo un po' di bianco qui giù nella rima inferiore. Questa parte è abbastanza bianca, quindi in teoria la potremmo lasciare stare. Un puntino qua, e mi pare che l'occhio ha acquistato molta luce, guardate, è molto molto luminoso. Cerchiamo di procedere in questi 2 minuti con questo occhio qui, non so cosa combineremo, massimo sforiamo di qualche minuto. Vediamo un attimo dove riusciamo ad arrivare. Perfetto, ok. Sforiamo un attimino il viola perché altrimenti è troppo simile, mettendo un po' di blu. Facciamo gli occhi di Liz Taylor, viola. Qua abbiamo una luce, c'è cioè una luce a stella. Abbiamo un riflesso diverso negli occhi. La termina qua. E abbiamo questa parte tutta viola e poi aggiungiamo un po' di blu puro. Blue Dumont, che ho letteralmente l'ho mangiato perché l'ho consumato tantissimo. Non credevo che un blu così mi piacesse perché io adoro i colori molto spenti, molto desaturati. Invece, questo è un blu molto intenso, molto acceso. Non credevo mi piacesse così tanto. Invece, è bene sempre provare colori nuovi, provare cose nuove che ci avvicinano a mondi nuovi per sperimentare. Bisogna sperimentare. Qua abbiamo un occhio viola. Per chi si fosse collegato ora, siamo quasi alla fine della diretta dove stiamo dipingendo gli occhi e la settimana prossima ci dedicheremo alle orecchie e al naso. Ok, facciamo la parte interna, un po' di ombra interna, qui, un po' su, nella parte interna dell'occhio, e andiamo a sfumare quest'ombra perché è troppo definita. Togliamo un po' di colore e continuiamo con un tocco di viola, qui, perfetto. Ovviamente qui abbiamo luce e qui invece dobbiamo intensificare con un pochino di qui di ombra. Ok, qui abbiamo una zona un po' più d'ombra. Ragazzi, avete richieste per la settimana prossima? Vorrei sentire i vostri pareri, vorreste vedere qualcosa da dipingere? Avete dei dubbi su qualcosa e volete che riprendiamo non lo so, gli occhi, la bocca o non lo so, avete qualche dubbio su non lo, ditemi voi, sulla scelta dei colori, sulle palette, su come. Ok, facciamo un po' di intensifichiamo i colori su come dipingere, su che pennelli comprare, su che carta usare. Io all'inizio ho spiegato tutti i materiali che ho utilizzato in questa diretta. Ovviamente sentitevi liberi di utilizzare i materiali che vi con i materiali con cui vi trovate meglio.
non vi, cioè, non è ovviamente, come ho detto pure l'altra volta, una carta buona e fa tanto. Rispetto magari ai colori che magari i colori se hanno una qualità media non fa niente, la carta invece ha bisogno di avere una qualità migliore rispetto al resto per ottenere un buon lavoro. Però se avete bisogno di chiarimenti sui materiali, su, vi ripeto, sulle palette dei colori o proprio sugli elementi che abbiamo disegnato, abbiamo colorato insieme, sono qui a vostra disposizione. Ok, abbiamo quasi ultimato anche quest'occhio. Con te nessun dubbio, sei bravissima a spiegare. Grazie ragazzi, grazie. Io invece vorrei che voi mi faceste delle domande, perché così. Se mi perdo qualcosa, se a volte sono ripetitiva e magari tralascio qualche aspetto fondamentale, perché considerate che facendo questi tutorial non siamo partiti, anche se faccio delle chicche come ho fatto qua a bagnato su bagnato, bagnato su asciutto, non facciamo proprio un corso base, noi procediamo è come se in teoria voi dovreste avere più o meno le basi dell'acquerello. Anche se poi di tanto in tanto riprendo qualcosa, però appunto, visto che cioè, magari c'è qualcuno che si sta approcciando, che si vuole approcciare, che non ha proprio nessuna idea o che comunque è interessato all'acquerello, ma non sa da dove iniziare, potete porre tutte le domande che vi piacciono, cioè che vi interessano, qualsiasi cosa. Volete scrivermi in privato, volete scrivere altro spazio d'arte, magari altro spazio d'arte mi girerà le domande, oppure potete scrivermi in privato sulla mia pagina Isabella Parisi. Ok, stiamo definendo la pupilla, facciamo un po' di ombra qui, abbiamo quasi terminato, ragazzi, in realtà abbiamo sforato. Stiamo intensificando. Ora faccio velocemente le ciglia. Magari lo ritoccherò più tardi. Ok, non so se sentite la mia bambina. Ok. Perfetto, vediamo di creare qualche zona di luce qui, anche se l'interno non credo che si sia asciugato l'interno dell'occhio, quindi ho paura di combinare qualche pasticcio, ma ci proviamo uguale. Invece non l'abbiamo creato il pasticcio, creiamo un po' di luce qua, un po' di luce qua, un po' qui e ok. Dovrebbe essere terminato anche questo. Allora, ragazzi, io ho terminato qui. Negli ultimi due occhi sono andata abbastanza veloce. Credo che però abbiamo raggiunto un no. Ditemi voi, datemi qualche feedback positivo o negativo. Abbiamo raggiunto un buon livello. Per un'ora abbiamo raggiunto un buon livello. Ovviamente vi faccio vedere quello che io ho realizzato prima e quello che ho realizzato adesso. Non c'entrano niente. Abbiamo veramente, cioè abbiamo specialmente questo è diverso perché ho scelto di utilizzare altri colori. Questi invece il primo e il terzo potrebbero essere simili. Ovviamente, vi ripeto, per qualsiasi cosa chiedete, scrivetemi in direct. Chiedete altro spazio d'arte, a me fa sempre piacere rispondervi. Ringrazio di nuovo i ragazzi di altro spazio d'arte per avermi voluto qui. Continueremo, ci vediamo giovedì prossimo alle 21, sempre su questa pagina, sulla pagina altro spazio d'arte. E per la prossima diretta io vi lascio. È stato un piacere continuare. Mi piacciono molto, grazie. È stato un piacere lavorare insieme a voi anche stasera. Un bacione e buona serata. Ciao.